Laura, trapassata nell'864, santa, nata a Cordoba in Spagna, rimasta vedova, si fece monaca a Cuteclara. I conquistatori mauri la condannarono a morte per la sua fede e la gettarono in una caldaia di piombo fuso. Commento. Perché non ricordiamo le vite precedenti? Perché, se avessimo l'intuito della lezione evolutiva che dobbiamo integrare di coscienza, non vorremmo mai incarnarci.